Benvenuti o bentornati a un nuovo video. Oggi vi porto un mazzo molto 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 interessante che ho trovato ultimamente in Pioneer. Che ragazzi, bisogna studiare un po' di Pioneer perché bisogna studiarlo. Bisogna studiarlo perché sarà il formato del Pro Tour, quindi sarà importante almeno capirlo. Il formato per chi vorrà grindare, perché probabilmente a luglio qualche PTQino, qualche VPN qualifier ci sarà anche Pioneer. E questo è un mazzo che ultimamente sta spopolando. Perché? Perché hanno scoperto delle carte che non avevo mai scoperto prima, non avevo mai preso in considerazione prima. Allora, il mazzo è molto semplice, un mazzo controllo con come chiusura praticamente solo Thing in the Ice. E oltre ad essere una chiusura molto forte, perché dietro è un 7-8, entra con 4 segnalini, riesce a pulire molto bene il board. Però la cosa che mi ha fatto più piacere vedere non sono queste rimozioni qua, ok, Fiery Impulse, Flame Blessed Bolt, ma questa interazione che si ha con Narset, il Planeswalker e Collective Defiance, perché è una carta che è stata scoperta, riscoperta, volevo dire, ultimamente, perché se pacchiamo uno in più, facciamo Escalate, quindi possiamo fare un effetto in più, e tipo fare magari o 4 danni a creatura, e l'avversario scarta tutte le sue carte e pesca altrettante carte, ma con un asset ne pescherà solo una. Quindi praticamente è uno scartino gigante questo. Oppure con la combo Days Undoing che c'è anche in Legacy. L'avversario pescherà una carta, noi pescheremo 7 e go. Vai, vai pure. Poi dopodiché sono tutte rimozioni, tutti scartini. Abbiamo anche Dig Through Time, carta incredibilmente forte. E tante rimozioni, Anger, Brazen Borrower, immancabile in un mazzo contro il tempo. Abbiamo tanti peschini per far girare Thing in the Ice, perché l'obiettivo è far girare Thing in the Ice, avere una creatura gigante che praticamente è risolvibile da veramente poche carte nel formato, proteggere Whisper Pierce e girare. E i counter sono pochini, main deck, quindi diciamo che contro questo mazzo si va, tende anche ad andare belli dritti. Sokezan è una grande rimozione, fa le creature. Abbiamo Hall of the Storm Giants che fa questo 7-7 con Ward 3, quindi praticamente invincibile. E Otawara per rimbalzare tutto ciò che non ci piace. Beside è un mazzo che in Pioneer, oltre a spopolare, questo qua è la lista di Tianmu, un grandissimo giocatore che seguo su Twitter e che ha fatto molto bene una challenge, ha fatto top 8 una challenge. E la cosa incredibile di questo mazzo è che cacchio sembra Izzet Fenici, ma non lo è. Quindi molti li fregherete così. E poi una side molto interessante col Hubrichel Horror. Secondo me andrebbe giocata una Chandrona di side, 1/2 Chandrone per migliorare il mirror, perché comunque è una roba che secondo me chiude più velocemente il game. Però, va bene anche così, molto forte anche così. Abbiamo anche Sokezan che fa i token in hand. Quindi comunque è un mazzo fortissimo, un mazzo solidissimo e ve lo consiglio. Non ha, forse, perché può sembrare che non abbia rimozioni adeguate, ma al formato le rimozioni che ha sono molto adeguate, perché Lava Coil, Thing in the Ice, che è la creatura più problematica del formato. Fire Impulse è forte, spara 3 danni alle creature. Questa Flame Blessed Bolt riesce anche a esiliare le fenici dell'avversario. E poi Poseidon facciamo bene così, togliamo tutte le rimozioni e mettiamo i counter contro alcuni matchup. Abbiamo Collective Defiance, che è la carta super 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 flessibile e la carta che dà veramente incredibilmente una spinta al mazzo che non ha mai avuto il mazzo Izzet nella sua storia. Expressive Iteration, una carta poco costosa, fa vantaggio, fa qualità incredibile. E cominceremo a fare questa esplorazione del Pioneer con questo bellissimo mazzo, Izzet Control, che sono i miei colori, ragazzi. Sono i miei colori. E andiamo a giocare. On the draw, però. Ah, minchia, così tante pescate. Vuoi che ci inchiodiamo? Facile.
UV. Ah, UV control sbattini. Probabilmente adesso mi arriva un teferino sui denti. E invece no. Mo mi sa che in end io un borroverino glielo tiro, eh. Così se me lo counter faccio Expensive Iteration. Mi può fare Wandering Emperor. Marcia, ok. Va bene, marcia. Consider. Io sto espressivi da tiro. Aspetta, sincopato mi ha tirato. Dai che non riesco a fare cimitero. Teferone sbatto. Nice, bello. Me lo aspettavo qua in realtà. Absence, però accetto la cosa.
Io mi faccio i cazzi miei. Dig che verrà counterato, ma ok. Me li ha fatti pescare. Wanderina. Sfascio l'imperatrice, c'ho la combo in mano, tanto quel coso lì non mi fa niente. Ah, certo, arriverà Iorione, ok. Sette terre c'ha. Carnino. Ok, mi sembra di dire che non abbia più counter in mano, perché mi sta entrando tutto come il burro, quindi se schiamo a terra io Narset più Daiso io lo provo. Potrebbe avere comunque Fateful Absence, forse. Stato del God Pharaoh, cos'è? Ah, quella 6. Ok. Io una 7 la provo. Removal, ci ho provato un po' troppo duro, mamma mia, buono così. Oh, potrebbe anche decidere di fare pezzo. Di attaccarmi con Hall. Magari prende una navicella. Golods, ok. Va bene, Golods.
Ok. Facciamo con espressività. Blank. Incredibile win, so G1. Non me lo aspettavo mai. Hunger via. Questi magari sì, eh. Pike via. Fear Impulse via. Diamo un po' di Counter Fry. Dispute Guild Breacher. Alpine Moon. Credo di voler togliere anche Days Undoing. Questi almeno fanno qualcosa. OPT, Dig Through Time. Precipitation è fortissima. Non è così si può giocare. Pierce è forte. Forse un Opt vorrei togliere. Però mi servono per girare TT che è comunque una chiusura. Sono forti. Forse devo tagliarli tutti. Minchia, prima è passato Days Undoing e non me lo aspettavo mai. Mi aspettavo 12.000 counter. Tipo, mano forte questa. E allora anche io. Isola Go. Proviamoci un po' la mano. E passo. Va bene, Omen of the Sea, easy, va bene. Consider. No, la voglio. Devo cominciare ad avere anche un po' di rosso. Guarda, Yomen, me li puoi fare quello che vuoi. Certo, devo stare attento che lui in end mi fa Wandering Emperor. Titi?
Dark Typhoon. Ok. È gestibile. Shark Typhoon è gestibile. Dai, fammi un bel tappo 5 teferone. Come on. Tappo 5 teferone. Niente. Ah, io negate te lo tiro. Ok, mi attacchi. Ma più che altro mi turba che non fa niente, non prende neanche in mano gli Orion. Quello che mi turba. Ok. Beh, io nel set te la faccio. Dammi un Pierce. Time non è male. Anche un dispute, eh. Anche un dispute, un mystical dispute qua era una bella carta era. Ok. Fatto il suo vantaggio Narset. Davvero non vuoi farmi niente? Io pesco. Ma carta fry. Go. Yeah. Ok. Typhoon sbatti comunque. Sbatti. Però c'ho Fry, quindi... Vediamo che come attacca lui. Tutte e due di là. E che ti dico, va bene. Dai, facciamo un po' di counter war adesso. Mm-hmm. Arset no. Bam, Terra Iorion. Così
Così rimischia anche il suo Iorion, che comunque era una pescata forte. Il counter di questo accetto. Penso che mo' mi voglia tirare Iorion. Penso. E devo stare comunque attento, che c'è questo coso giù. Mica come entrano come il burro le mie spelle, oh. GG. Mi sembra super strano, non ho fatto niente. Niente. Boh. E poi il disconnesso. Preso male. Io nel dubbio parto così. Io non te faccio più pesca. Figo. Go. Chat iteration. Va bene. Quindi riesce a farmi 4 spell? Dai, 4 spell in mano. Very interesting sta giocando. Sta cercando la removal per lui e lei e ci sta. Preferito fare vantaggio. Probabilmente potevo anche lasciarla a 5.
La realtà dei fatti è che mi serve un lavacoil. qui. Sì. Più danni, ok. Doppio di quelli, ok, cosa devo dire? Tappo 3 Narset, come on. Pure. Cazzo, ce l'aveva, eh. Hai fatto. Hai fatto. Cominciamo con questo. Bella vacoil di là. Ci penso. Facessi il Pierce per farti andare a tappare. Ok. Qui c'ho due carte in più. Vabbè, iteration on top non è male, dai. Yes, sir. Questo è forte sicuro. Dispute so forte. Negate questo so forte. Fry è fortissimo. Stroke non lo so. Questo sicuro lo tolgo. Questo pure.
No, un Ethergust per Saturation. Non sono bruttissimi, dai. Pierce secondo me è una carta importante in sto matchup. Bisogna out-temparlo. È un matchup dove avere in mano le risposte è molto forte. Canale passo. Sì, no. Lo faccio io, eh. Tanto non ho i counter, quindi. Vediamo se me lo lava Coila. Bene. Che te dico, io passo e spero che mi tiri una bella iteration, così ti faccio Ethergust. Non è il massimo opt, però piuttosto che niente. È bel piuttosto. Andrebbe, secondo me, giocato Reside in sto mazzo Chandrona 6. Per vincere da control. Almeno 1/2. O per avere un miglior matchup nel mirror. Oppure il Parun, il Niv-Mizzet Parun. Forte. Forte pure questo. Un consider sicuramente. Devo fare per forza consider per girarlo. Cerco di fare qualcosa almeno. Ora lui è in stravantaggio. Se mi difendo
La Narset sto giro non è male. Non è male. Per forza. Sul suo borrower devo tirare la mia mystical disp. Devo cercare di salvarla. Finché facciamo il gioco che io con Narset prendo pezzo e lui me lo rimuove, vado sopra io di value. A two way, ok. Iti, go. OPT. Minchia, prima mi ha fatto una treasure cruise e stavo male. Che nel formato effettivamente c'è treasure. Eula. Farun. Farun. Disastro. Disastro. Perché tanto deve andare anche un po' in disc. Pezzo. Disastro. Devo tagliare per sport. Magari se vi faccio scartare 9. Ah, va tutto in trigger lo stesso. Ah, cazzarola. Non lo sapevo, non lo sapevo. Pensavo fosse già morto per questo. O fosse tutto già morto. Perché effettivamente risolvono insieme. Qua ho fatto un errore io. Non lo sapevo, non lo sapevo qua. Ammetto di essere stato ignorante qua. Però magari perde di 1000. Ok. Narsetti, ok. È che ci vuole tanto, eh. Io sono a 7. Non è che tanto, però... Questa è una partita penso persa, almeno riguardo il mazzo. Lui c'ha un miglior matchup nel mirror perché ha carte più forti. Titi! Basta, finito. Cry, non ci può.
fare niente. OPT, bravo, bravo, pesca, pesca. Oh, una certa, io days o cose gli tiro in testa. Pesca, pesca. Treasure, treasure, pesca, pesca. 11 carte nel mazzo, ora c'hai. Abbiamo una soluzione per vincere? Ok, mi faccio i cazzi miei. Io il terello te lo tiro. Forte, Teresh. E ti dirò. Boom. E ti tiro un altro eterello. Accetto. Non ho capito però perché non è andato in discard prima. L'unica cosa che non ho capito è quella. Cioè, non ha emblemi, non ha cose. 11 carte in mano. Oh. No, 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 io ti faccio pesca. Pesca, pesca. Pior Giovanni Mf. Io credo che sia un grinderino di MTGO. Credo che sia un grinder di MTGO. Beh, io negate te lo tiro. Ok. No, scarto, pesco uno. Otawara! Otawara per battere il suo altro Niv-Mizzet Parun, quindi... direi fortissima. Dai, meno tre carte, meno due carte... Hall, carta forte. Terra. Bene. E muoio anche se mi spara addosso. Dai, 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 fai un po' di spell. Fammi terra di turno, ti prego. Fai terra di turno, così perdi due turni. Non fai niente. Ok. E io... io. Ha un altro collective coso in mano. Che ci devo fare? Zì, qua hai sbagliato. Odawara! Forse devo prendere, devo fare dig comunque adesso.
Camp blocco. No. Magari sbaglia. Pesca il mazzo e sbaglia. Che ne so io. Che ne so, magari non misclicca, non attacca. Ok. Tua. Mo' inizio io, però. Allora, credo che Ethergas sia una bella carta. Tanto erano qui, si è espresso i cosi. Devo voler togliere un opt perché è la carta più brutta del mazzo. Bene, chi può? Terra passo. L'hai fatto, Opata! La realtà di Hall è che mi serve. Mo se mi fa tipo iteration Pierce. Io non ho fretta. Non voglio stare sotto il suo disputo, tutto qua. Va bene, l'hai fatto.
Il tappo 6, il suo eventuale tappo 6 par 1 posso gestire. Anzi, tappo 6 par 1 vinto io. Vinco il game. Tanto. Te ne piazzo un altro. Sa che quello che va bene. Poi sa che quello che vuole far lui doppio fry. Tappo 6 par 1 into treasure cruise, l'accetto come giocata. Vinco il game. E fammi. No, treasure te lo devo counterare. Pesco 3, non te lo faccio fare. No, non voglio stare sotto dispute. Non voglio comunque non voglio comunque mai stare sotto dispute. No, preferisco giocarmela tutta in end. Esiliare tutto. Secondo me è entrato. Ti faccio pure borrower. Io ti faccio un po' di race. Counter. Ok, va bene. Il mio borrower è entrato. Ok, avevo un sacco di dispute in mano, va bene. Ah, ce l'avevi il parun in mano, maledetto. Accetto che mi fai il power, ok. Minchia, hai pescato un altro parun. Minchia, hai pescato un altro parun. Ok, ti ammazzi. 3 di qua, 7 a me. Ok. Certo.
E questo chi è? Ah, Parun, cazzo. È entrato il Parun. Parun into nulla, mi piace. Spara sto danno. Va bene. Fatto Turaj. Hey, che fatica. Buona.